Ciao amici, sono Gandalf 36 e torniamo a parlare di Star Wars e più precisamente di un personaggio apparso nel primo episodio, la minaccia fantasma. Mi riferisco al maestro Jedi Qui-Gon Jinn, mentore di Obi-Wan Kenobi, con questa figura in scala 1 a 6 fatta da Hot Toys. Questo video è gentilmente offerto da Comics Movie Restaurant e Pub di Gianmarco Corbetta. In questo incredibile locale troverete un'atmosfera da supereroi, in cui il divertimento e le tante specialità culinarie vi accompagneranno per una piacevole serata, immergendovi nel fantastico mondo dei fumetti. Tutto questo è Comics Movie Restaurant e Pub, che vi consentirà di cenare e passare qualche ora all'interno delle ambientazioni più famose, liberamente tratte dai fumetti e dai film, ricreate con le più moderne tecniche con cui si realizzano i parchi a tema. Nel ristorante potrete gustare piatti freschi e genuini, che oltre a rispettare il tema caratteristico, rappresentano una originale opportunità di godersi un'ottima cena. All'interno del locale sarà possibile visionare ed acquistare le più recenti novità collezionistiche e gadget. Non mancheranno eventi tematici organizzati per rendere ancora più unica e stupefacente la vostra serata. Il Comics Movie Restaurant e Pub si trova in via Vittorio Veneto 12 a Inverigo, in provincia di Como. Ed ora non ci rimane che andare a scoprire insieme questo maestro Jedi e che la forza sia con voi. La scatola è caratterizzata con lo stesso stile che ultimamente Hot Toys riserva alle confezioni a tema Star Wars. Un design particolarmente accattivante con una fascia intorno al coperchio superiore che ci mostra Qui-Gon in bella evidenza e anche in azione con tanto di spada laser. Stesso discorso anche per il bordo, con il maestro Jedi ancora in una posa plastica e una parte posteriore molto dettagliata che ci riporta molteplici informazioni sulla realizzazione del prodotto. Come spesso accade con questo tipo di imballaggio, Hot Toys guarda al classico, ma fornendo anche un involucro abbastanza robusto che duri nel tempo. Ci viene fornito con un assortimento molto valido di accessori, anche se alcuni saranno sicuramente più utili di altri. Abbiamo anche dei piccoli bottoni in più, nel caso in cui dal costume se ne stacchi qualcuno che poi vada perso. Ormai è normale che figure di questo tipo siano sempre dotate di mani aggiuntive, che ci serviranno per le diverse pose e gli accessori. In questo caso ne abbiamo 8 in varie forme. Ha una spada laser con due tipi di lame, entrambe di colore verde. Una è semplicemente questa, quella classica che ormai tutti conosciamo fin troppo bene. Mentre la seconda è un triangolo che si allarga, progettato per sembrare una lama in movimento. L'effetto visivo funziona bene, soprattutto quando vengono illuminate. Nella scatola si trova da parte questo piccolo interruttore, è il pulsante che aziona il laser della spada. Si aggancia sull'elsa in questo foro, probabilmente non è stato aggiunto in partenza per evitare che si danneggiasse durante il trasporto. Per il resto il manico è ben dipinto e rifinito, inoltre si impugna bene nelle sue mani. Le lame sono composte da una plastica rigida e trasparente, colorata di verde in questo caso, e si agganciano entrambe con estrema facilità all'elsa. Sia quella classica che la versione con effetto di movimento, entrambe molto credibili, soprattutto se illuminate. Per la funzione a LED abbiamo questo braccio aggiuntivo con una seconda impugnatura attaccata alla metà inferiore che si fissa all'avambraccio ed è dotato di una mano extra. Sotto la fasciatura si trovano il vano delle tre batterie che vengono date in dotazione e ovviamente anche l'interruttore di accensione. Si potranno attaccare a questa impugnatura le due lame, sempre con estrema facilità.
Sono composte entrambe da un materiale molto robusto, quindi non ci sarà nessun pericolo di rotture durante le varie sostituzioni. La luce è di un verde quasi fosforescente ed è anche piuttosto intensa. Si vede abbastanza bene con la lama semplice. Spero che questa inquadratura approssimativa riesca a dare un'idea. E anche per la lama in movimento, fatta a triangolo largo, sembra ci sia una buona illuminazione. Questo è un rampino che, nonostante le dimensioni veramente contenute, è rifinito benissimo. Bella l'idea di inserire una base con proiettore ologramma, dotata di tre ologrammi intercambiabili. Gli si può abbinare un'immagine di Mace Windu, un altro maestro Jedi interpretato nel film da Samuel Jackson. L'immancabile Yoda, ovviamente di dimensioni più piccole, ma incredibilmente dettagliato. E per finire anche la Naboo Royal Starship, è una nave stellare reale della regina Padmé Amidala, usata per fuggire durante l'invasione di Naboo. Tutti e tre brillano riflettendo la superficie con la luce esterna, proprio come se fossero dei veri ologrammi. Il comunicatore, noto anche come Comlink, è un dispositivo di comunicazione portatile standard dotato di microfono e ricevitore. Un altro bel extra è il poncho da deserto grigio con un bel effetto weathering. Per chi non lo sapesse, l'effetto weathering è quando si sporcano i vestiti per renderli più vissuti. Questo capo aggiunge all'outfit una possibilità in più per un ulteriore look, in modo da poter scegliere di posarlo in scenari diversi, avendo a disposizione numerose scelte quando si deciderà di metterlo in vetrina. E per finire, la classica base a tema. La linea scelta da Hot Toys per le figure di Star Wars è quasi sempre la stessa, con questa forma rettangolare e la targhetta argentata con il nome inciso che sporge sul davanti. Se devo essere sincero, non mi ha fatto particolarmente impazzire. La trovo piuttosto anonima. Inoltre, sulla superficie lucida si nota tantissimo qualsiasi granello di polvere. Avrei preferito una versione a tema desertico simile a quella fatta per The Mandalorian. Uno dei motivi per cui Hot Toys realizza sculture così sorprendenti è l'aspetto realistico. Rende molto più facile valutare con precisione quanto sia accurata la somiglianza. Questa, ad esempio, è una scultura davvero realistica. Il tono della pelle mi sembra ottimo, con un'eccellente consistenza, così come l'attaccatura dei capelli lunghi e folti con numerosi dettagli e la barba finemente tagliata. Ha la sua tipica fronte spaziosa e gli occhi blu penetranti, con l'espressione severa ma in parte neutra. Nel complesso è un lavoro fantastico. Hot Toys fa delle operazioni di verniciatura che ormai hanno raggiunto livelli veramente eccezionali, che stabiliscono il massimo del realismo nel mercato della scala 1 a 6. Questa figura è magistralmente realizzata in base all'immagine di Liam Neeson nei panni di Qui-Gon Jinn nel film di Star Wars La minaccia fantasma, primo capitolo della saga. L'outfit è composto da una tunica Jedi finemente su misura, molto elaborata, con una grande qualità dei materiali e da un insieme di tessuti uniti in modo eccellente. La tunica è stata sporcata per renderla più verosimile, con delle semplici macchie. Niente di estremo, ma abbastanza per raggiungere il giusto effetto, e le varie fasciature sono ben posizionate. Al centro spicca la bella cintura con una finitura uniforme, decorata da varie parti lucide scolpite aggiunte ad hoc. Nei lembi della parte inferiore è inserito del filo metallico che ci permetterà di regolarli come se fossero mossi dal vento. La veste esterna, indumento tipico dei Jedi, è il suo punto forte, realizzato con un materiale piuttosto sottile. C'è un filo in metallo in diversi punti del costume, come il bordo inferiore della tunica e quello esterno del cappuccio, che ci consentirà di regolare meglio il tessuto in svariate posizioni e adattarlo perfettamente sopra le spalle. Il corpo si posa bene. Le uniche due limitazioni sono il busto un po' bloccato dalla tunica e soprattutto il collo,
che a causa dei capelli scolpiti si può muovere pochissimo. Il body sottostante ha tutte le articolazioni regolabili e non ho avuto problemi a metterlo in qualsiasi posizione, sia naturale che profonda. Le braccia hanno una posabilità totale, cosa assai rara con le figure Hot Toys. Spalle, gomiti e polsi si muovono in tutte le posizioni senza alcun limite. Una figura altamente posabile, sicuramente al di sopra della media. Le gambe sono quasi interamente coperte. La parte superiore da alcuni lembi della tunica e quella inferiore dai lunghi stivali che arrivano quasi al ginocchio. Sotto troviamo dei pantaloni classici di colore marrone. Le gambe hanno un aspetto proporzionato al resto del corpo e anche le ginocchia si muovono bene. Ai piedi porta degli stivali in morbida pelle, particolarmente lavorati e avvolgenti, e permettono una buona stabilità della figura che riesce a stare in piedi da sola senza la sua base. Anche se sono un blocco unico, consentono un discreto movimento laterale della caviglia. Decisione giusta di Hot Toys, perché farli a due pezzi avrebbe penalizzato vistosamente l'estetica in questo caso. Questo Qui-Gon è sicuramente una figura con un grande potenziale. Si può mettere in piedi solo coperto dal suo poncio del deserto, oppure brandire la spada laser in movimento, o se preferite, mentre sta guardando un ologramma. Ci darà molte possibilità in cui vederlo. E anche se non è il primo personaggio a cui si pensa se si vuole arricchire la propria collezione di Star Wars, non bisogna dimenticare come sia stato fondamentale all'inizio di questa lunga storia, in cui ha decisamente contribuito a gettare le basi di una meravigliosa avventura che sarebbe poi diventata Star Wars. Bene, sono contento di essere tornato a parlare di Star Wars, perché sino ad oggi non gli avevo dato lo spazio che meritava, ma mi riprometto di rimediare molto presto. Per quanto riguarda Qui-Gon, è un pezzo fatto sicuramente bene, con qualche limite, ma anche molti pregi. Il mio voto è 7,5. Ma non dimenticate che per me è fondamentale la vostra opinione. Scrivetela nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividetelo sui social, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre informati sulle prossime novità. Io come al solito vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, state senza pensieri. Ciao, a presto!